Benvenute a tutte e anche oggi è arrivato il momento di parlare del nostro libro mensile e oggi sarà proprio questo. Ma prima di cominciare, come sempre, la sigla. Taratara, 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 yeah! Stava anche cadendo il libro stavolta. Questo libro si chiama Il gioco della vita e come vincerlo di Florence Scovel Sheen. E praticamente chi sarebbe questa che probabilmente per voi risulta un'anonima? È fondamentalmente un'insegnante di metafisica da cui Louise Hay ha preso spunto per scrivere poi tutti i suoi libri. Quindi in realtà, se vogliamo veramente capire tutto quello che Louise Hay ha scritto, dobbiamo leggere lei. Il gioco della vita e come vincerlo, un libretto semplicissimo, bellissimo, ti consiglio di acquistarlo in questo momento, sotto trovi il link perché è pazzesco, ti ribalterà completamente la testa. È molto bello, mentre Louise Hay toglie tutta la parte di contatto con il divino, o comunque in maniera, lo ottiene in maniera molto più bassa. Lei proprio fa molto riferimento al contatto invece con la divinità, perché se noi ci affidiamo a questo spirito divino, a questo spirito infinito, lei lo chiama, ecco che noi possiamo davvero ottenere tutto ciò che desideriamo. E formula anche lei proprio queste frasi, quindi come ha fatto poi Louise Hay, riprendendolo proprio da lei, ci sono delle frasi che lei ripete per far sì che si apra la strada della manifestazione, perché come abbiamo visto in vari video, come abbiamo visto in vari video e abbiamo anche approfondito nei vari corsi, le nostre parole hanno un potere vibratorio che si manifesta poi nella realtà, quindi tutto quello che diciamo poi appare. Quindi se diciamo delle cose belle appariranno cose belle, se diciamo cose brutte appariranno delle cose brutte nella nostra vita. Una delle frasi che dice, e se volete ve la potete anche segnare, è spirito infinito. Se avete problemi di abbondanza vi consiglio di andare a prendere carta e penna. Mettete pausa, carta e penna e ve la segnate. Spirito infinito. Apri la strada di una grande abbondanza per, mettete nome e cognome, potete dire anche per me. Sono un magnete, oppure lei è un magnete irresistibile, quindi sono un magnete irresistibile per tutto ciò che mi appartiene per diritto divino. Ed ecco che qui si apre un mondo, perché se noi non usiamo per diritto divino, ecco che noi andiamo a cercare di appropriarci di ciò che non dovrebbe essere dato a noi, perché fondamentalmente Dio ci dona tutto, l'universo è pronto a donarci qualsiasi cosa, ma se noi vogliamo per forza un uomo, se noi vogliamo per forza un'abbondanza che non è destinata a noi in questo momento, magari, ma la chiediamo insistentemente, potremmo anche essere, diciamo, accontentate, ma magari proprio non nel modo in cui vorremmo. Per esempio, vi faccio un esempio. Sì, vogliamo l'abbondanza, ok, non la chiediamo per diritto divino, sotto la grazia, ma semplicemente diciamo, permettimi di avere abbondanza. Ecco che potrebbe succedere che si brucia la casa e quindi per l'assicurazione ci viene data dell'abbondanza. Meglio di no. Ecco, ci sono altri modi per ricevere l'abbondanza, quindi chiediamola per diritto divino. Ci arriverà in maniera molto più delicata rispetto a prenderla, ad esempio, in altro modo. E questo si può usare per qualsiasi cosa, quindi se stiamo cercando una casa possiamo chiedere spirito infinito, permettimi di trovare l'appartamento giusto, fammi capire come cercare l'appartamento giusto, quindi possiamo utilizzarlo davvero in tutte le situazioni. Inoltre nel libro si dice proprio, a causa del potere vibratorio delle parole, qualunque cosa diciamo verrà attratta. Le persone che parlano continuamente di malattia l'attraggono inevitabilmente a sé. E allo stesso modo le persone che invece parlano di benedizioni, parlano bene anche degli altri, perché benedire non è semplicemente dire bene degli altri, ecco che attireranno tantissima prosperità e abbondanza nelle loro vite. Quindi ti consiglio di cominciare a benedire tutti come manco se fossi il Papa Francesco sceso in terra. Quindi comincia a benedire qualsiasi cosa, la penna, se non hai nessuno vicino, puoi cominciare anche dalle cose, la penna, il libro, ti benedico perché tanto stai creando semplicemente un'aura di protezione verso questi oggetti, verso queste persone e tutto questo ha un ritorno iper positivo su te stessa, quindi why not? Perché non cominciare subito? Se vuoi puoi anche cominciare con me, per esempio. Benedicimi, mi fa anche tanto piacere.
Un'altra frasetta che ti consiglio di scrivere, che è proprio carina, carina, è: realizzo un ottimo affare, divinamente procurato, faccio del mio meglio e sono molto ben pagato. Direi che ci sta, è anche carina da ripetere perché appunto dice: siccome abbiamo tante credenze limitanti che entrano in circolo e che siamo molto più abituati a dire pensieri negativi, è molto importante ripetere costantemente queste frasi dentro di noi affinché possano sostituire quindi i pensieri negativi e diventare il nostro nuovo mantra, chiamiamolo così, la nostra nuova canzoncina. Quindi, se sono fatte in rima, visto che le potete creare comunque anche voi singolarmente, se le fate in rima sarà molto più semplice ricordarsele, quindi ripeterle continuamente nella vostra testa. E poi una cosa bellissima che effettivamente fa riflettere, dice: i bambini giocano sempre a fare finta da quando sono piccoli, quindi sono abituati ad avere una visualizzazione potentissima, un'immaginazione potentissima. Poi, man mano che cresciamo, ci viene detto che dobbiamo stare dentro queste regole e di essere realisti. Anche no, perché è molto meglio invece cominciare a esprimere il nostro potenziale, ad immaginare cosa vogliamo essere, chi vogliamo essere, che cosa desideriamo portare nel mondo e cominciando ad avere questo tipo di vibrazioni a visualizzarle, quindi a sentire anche le emozioni, ecco che la manifestazione sarà molto veloce, molto più intensa e quindi torneremo fondamentalmente ad essere dei bambini e con il cuore puro dei bambini riusciremo a manifestare velocemente anche tutto ciò che desideriamo nella nostra vita. Dobbiamo crederci però. Un altro punto è proprio questo, perché siamo abituati a vedere per credere e invece dobbiamo cominciare a credere per vedere. La nostra amica Florence fondamentalmente quindi poi ci invita a scegliere il padrone che vogliamo servire. Possiamo scegliere la fede oppure la paura. Tu che cosa scegli? Un'altra cosa è proprio quello di essere felici, cioè lei dice: Dio ama vedere le persone felici, quindi è bello essere anche allegri di ricevere, saper ricevere, che è un altro capitolone che non guarderemo in profondità oggi. Non sappiamo ricevere, tante volte facciamo fatica ad accettare i regali che gli altri ci fanno, li rifiutiamo in maniera inconsapevole, inconscia. Così come i complimenti, invece anche questa è una manifestazione di amore, è una manifestazione di accoglienza e che serve per aiutarci a manifestare più velocemente. Quindi ti consiglio questo libricino, Il gioco della vita e come vincerlo. Trovi qui sotto il link per acquistarlo subitissimo, perché non perderti neanche un giorno in più senza sapere tutte queste tecniche, ti puoi inventare tutte le frasi che ti sono utili per trasformare finalmente la tua vita. E se non l'hai ancora fatto, metti mi piace al video, condividilo per aiutare altre persone che sai che possono trasformare la loro vita e quindi finalmente portare un po' di gioia nella vita loro e in quella delle persone che gli sono intorno. E soprattutto iscriviti al mio canale perché ogni mese, ogni primo del mese, ci sarà un nuovo video con i libri per la tua crescita personale. Io ti mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!